ragazzi, allora nuovo video, stavolta un video review, un video le verità su, e questa volta vi parlo della Desert Dusk di Huda Beauty. Vi ho già fatto un altro video su, sempre di review, sulla Rose Gold Edition Palette, quindi la palette che veniva prima di questa, diciamo. Dopo c'è stata questa e poi adesso ci sono le palettine, quelle piccoline, però questa qua è una di quelle appunto che ha fatto molto discutere. E mi piaceva appunto farvi una mia review, come sempre, una mia visione personale di questo prodotto. Allora, vi inizio subito col dire che questo make-up che mi vedete indosso l'ho realizzato appunto con questa palette. Quindi, se siete interessati a vedere come, insomma, si comportano gli ombretti e i prodotti all'interno di questa palette sugli occhi durante un make-up, vi consiglio di andare a dare un'occhiata appunto al make-up tutorial. Detto questo, iniziamo subito. Questa palette contiene all'interno delle texture diverse per gli ombretti. Abbiamo 8 battery matte, quindi dei matte burrosi, 6 perle pressate, 3 duo chrome topper e un darling glitter, quindi uno che è il Cosmo. Questo qua è il glitter. Poi ci sono i duochrome appunto topper che potete utilizzare o da soli oppure sopra altri ombretti appunto per dare dei riflessi particolari. Io ho fatto un video già sulle prime impressioni di questa palette, anche quello lo trovate nel mio canale. E adesso sono arrivata, diciamo, alle conclusioni finali. La sto provando da tanto tempo, quindi mi sento appunto di darvi la mia sincera opinione. Per quanto riguarda gli ombretti matte, devo dire che davvero sono molto burrosi, si sfumano molto bene. Però anche all'interno di questa palette ci sono delle le colorazioni, tra una colorazione e l'altra ci sono varie differenze. Praticamente i due colori che mi hanno creato, diciamo per così dire, più problemi sono questi due, che sono Amethyst e Amber. E Amethyst in particolare, questo viola, che vederlo da qui veramente sembra fantastico, molto molto intenso, secondo me. Cioè, io credo che sia stato pensato semplicemente per andare a creare delle sfumature. Quindi, come l'ho utilizzato io oggi per andare a sfumare la piega dell'occhio, perché è un colore non pieno, anzi, anche se voi state lì a passarlo varie volte, non vi viene mai un colore proprio intenso, viene un po' un pasticcio, quindi non vi consiglio di utilizzarlo magari da solo sulla palpebra fissa o comunque creare un look solo con questo, perché non viene mai proprio perfettamente uniforme. Detto questo, però, ovviamente la matte è buonissima. Io credo, appunto, come vi dicevo, che sia stata fatta apposta, cioè dei colori sono creati appunto più pigmentati per andare a creare anche dei look magari solo con quello, eppure questi qua, che sono comunque abbastanza forti, magari sono pensati per non essere così tanto forti, così tanto importanti. Non lo so. Per quanto riguarda gli shimmer, la formulazione rispetto alla Rose Gold Palette è sicuramente cambiata. Gli shimmer sono molto più burrosi, sono facili da stendere. Anche in questo caso, però, io trovo che la stesura ideale sia con le dita, cioè se volete un colore veramente molto molto intenso che aderisca bene all'occhio, io vi consiglio di utilizzare appunto le dita per andare a stenderlo, poi lo sfumate con un pennello, oppure di utilizzarlo con un pennellino bagnato, perché danno appunto tirano fuori tutto il loro colore. Per quanto riguarda i topper, quelli cangianti sono fenomenali, ragazzi, veramente sono assurdi. Tutte e tre le colorazioni, che sono, mi sembra, Celestial, Twilight e Retrograde, sono molto molto particolari, rendono benissimo sull'occhio e sono fantastiche, veramente sono. Allora, abbiamo una special guest che è Alessandro, che si è appena svegliato e quindi parteciperà a questo video perché non vuole staccarsi assolutamente dalla mamma. Quindi, come vi dicevo, all'interno di questa palette poi troviamo dei glitter pressati, che sono semplicemente dei glitter, quindi li potete utilizzare esclusivamente con la colla glitter o comunque sia con un prodotto specifico, perché assolutamente in un altro modo, anche se li bagnate, non si fissano sull'occhio, quindi non vi inventate cose strane perché non riuscirete altrimenti ad utilizzarlo, anzi vi cadrà tutto in giro e verrà fuori un vero. Hai visto, mamma, è bello? Bello, mamma, fermo però, ok? Fai ciao a tutti? Fai ciao a tutti qui. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Allora manda un bacino, va bene? Manda un bacino. Va bene?
Bravo budino, aspetta un attimino. E quindi vi dicevo, è una palette che costa parecchio perché costa più di 60 euro. Quindi io per quello vi dicevo che è una palette che amo e odio perché adoro assolutamente i colori all'interno, mi piace tantissimo utilizzarla, però quella cosa dei quei due matte che non sono completamente intensi, oppure comunque sia anche la texture degli shimmer che sì, è sicuramente migliorata, ma non è ai livelli di Urban Decay, per capirci. E quindi la cosa un pochino mi disturba, insomma, che costi così tanto e la qualità di alcuni di questi ombretti non sia veramente eccelsa. Bravo, tu mandi i bacini a tutti. E niente, questo è tutto. Spero che questo video, come sempre, vi sia stato utile. Alessandro mi manda un bacino. Manda un bacino. Ciao a tutti. Andiamo a fare la pappa noi? Fa merenda? Ma bravissimo. Noi andiamo a fare merenda. Spero che questo video, come dicevo, vi sia utile. Se vi va, iscrivetevi al canale, lasciatevi un like a me o un like a Alessandrino. E questo è tutto. Come sempre, sotto nei commenti, se avete delle domande, scrivetemeli. E vedi, mamma, è la signorina. Ma quanto è bella! Si tocca? Si tocca? Caro ga, caro caro. Va bene, allora, ciao a tutti. Ciao a tutti.